Ben ritrovati sulla Voce di Novara, cominciamo una nuova settimana con il nostro spazio di ore 13. La settimana appunto che comincia oggi è segnata per quanto riguarda l'attività amministrativa del Comune di Novara da due passaggi molto importanti, due di quei crocevia amministrativi su cui in qualche modo poi si possono misurare a distanza di tempo anche le sorti di una o dell'altra amministrazione. Sono due passaggi entrambi legati ad attività di tipo urbanistico e comunque al recupero di spazi nella città che hanno a che fare con due temi molto importanti e particolarmente sentiti. Se ne parlerà in due commissioni consiliari che sono in programma in questi giorni. Primo già oggi, il secondo appunto durante la settimana. Stiamo riferendoci al recupero attraverso, o almeno questo è quello che è dato sapere finora, attraverso un project financing della storica costruzione antonelliana di Casa Bossi, tema credo ormai pluridecennale nel dibattito amministrativo, politico, cittadino. E l'altro tema è quello del recupero di un'area industriale o di un'ex area industriale, il grande comprensorio che è stato per molti anni la sede dell'Istituto Geografico De Agostini e delle officine grafiche, quindi della grande tipografia che appunto costituiva il cuore di quello stabilimento industriale. Stiamo parlando di un grande spazio in Corso della Vittoria sul quale ci sono idee proposte da parte della proprietà, quanto si dice, condivise anche con l'amministrazione. Per entrambi questi due temi arriveranno all'attenzione delle sedi più proprie, cioè quindi del Consiglio Comunale attraverso le commissioni che in questa settimana sono riunite. Dico che sono passaggi importanti e fondamentali in qualche modo per l'amministrazione perché sono sul tappeto due scelte di rilievo che riguardano spazi importanti all'interno della città. Dal modo con cui questi temi saranno affrontati e soprattutto dai risultati che eventualmente potrebbero essere raggiunti e dalla qualità di questi risultati, in qualche modo dipenderà anche qualche valutazione sull'esito complessivo di un'attività amministrativa che è giunta in questa legislatura più o meno a metà del suo percorso. Insomma, si vedrà quali idee davvero sa proporre questa amministrazione sulle partite fondamentali. Se possiamo esprimere un giudizio, che non è ancora un giudizio, ma una preoccupazione in questa fase, è che sia nell'uno che nell'altro caso, in qualche misura, l'amministrazione possa rischiare di farsi imporre le idee da qualcun altro, imporre o comunque assecondare le idee di qualcun altro. Non è affatto detto che sia così, lo si vedrà soltanto ovviamente nei fatti, ma le prime sensazioni sono che in qualche modo l'amministrazione si limiti a recepire proposte e come dire, ad assecondarle, il che di per sé non è un male, naturalmente dipende dal contenuto delle proposte stesse. Non abbiamo molto da aspettare, si tratta di qualche ora in un caso, qualche giorno in un altro caso, e dopodiché si potranno tirare le conclusioni. Questi sono due punti molto importanti e da questi, non totalmente, ma in parte, dipenderà anche una buona fetta del futuro di questa città, almeno da questo punto di vista, dal punto di vista dell'utilizzo, del ripensamento, dal punto di vista urbanistico, di spazi importanti nella città stessa. Ne parleremo certamente ancora nei prossimi giorni. Per il momento ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.